Adesso vi faccio la mia carbonara. È importante il guanciale, l'uovo, il pecorino e tutto ciò. La materia prima, in pratica. Come sempre, dobbiamo pulire il guanciale. Pulito, ok? E stagionato anche. Che è importante la stagionatura. Con almeno magari 6 mesi. Allora, dobbiamo farlo a cubetti in modo che fuori verrà croccante ma dentro è morbido. Iniziamo a fare la base della carbonara. Un uovo, ok? Allora io in pratica faccio, guarda, il rosso più circa un quarto del bianco d'uovo. Ok, mettiamo una manciatina di pecorino, ok, lo giriamo così, ok. Nel frattempo, guarda, la padella del guanciale è già calda, iniziamo col guanciale, ok, cerchiamo di tostarlo da tutti i lati il guanciale, è una cosa importante. Allora, una volta che l'ho tostato bene, possiamo spegnere e lasciamola in padella. Adesso vado a macinare il pepe, pepe fresco sul momento. Ecco, questa è la base, manca solamente il guanciale. Eccola qua, questa è la base. Una cosa importante, mettere un po' di grasso, solo il grasso, il guanciale va messo alla fine. Un po' di grasso, ok, ecco, appoggio la bacinella sul bollitore. È un modo anche per pastorizzare l'uovo, tanto noi, guarda, utilizziamo l'uovo fresco, ok. Adesso impiattiamo la pasta, controlliamo la cottura. Ok, la cottura è perfetta. Scoliamo la pasta. Mischiamo la pasta. Adesso aggiungiamo un po' di acqua, ok? Meglio aggiungere piano piano l'acqua, senza andare oltre. Mettiamo il guanciale. Ci mettiamo anche ancora un po' di grasso, ma poco poco. Ok, lo appoggio qua un attimino sul bollitore. E questa è la pasta, è pronta. Cremosa, per finirla ci mettiamo un po' di pecorino sopra e il pepe. E questa è la carbonara. Buon appetito.